L'inceneritore di Montale non sarà ampliato, a confermarlo l'assessore all'ambiente della provincia di Pistoia, Rino Fragai, dopo che lo stop è stato sancito dal piano di ambito territoriale in via di adozione da parte del nuovo soggetto preposto alla definizione dei programmi sulla gestione dei rifiuti, cioè l'ATO, Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro. Per l'amministrazione Fragai precisa anche che lo stop all'ampliamento non va contro le indicazioni del piano interprovinciale in materia, redatto da Firenze, Prato e Pistoia, cui spettava, prima del passaggio della competenza al lato, la definizione appunto del programma sulla gestione dei rifiuti. Anche il piano d'ambito riconferma la bontà e gli obiettivi che sono contenuti nel piano interprovinciale dei rifiuti, appunto delle province di Firenze, Prato e Pistoia, la cui realizzazione, una volta giunta a regime nel 2017, ci consente di essere una realtà tra le più virtuose in Europa, proprio perché puntiamo ad avere una raccolta differenziata estremamente elevata, una minore, diciamo, sensibile riduzione della nostra dipendenza da discarica e di avere l'impiantistica necessaria per chiudere il ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti, dando ai nostri territori l'assoluta piena autosufficienza. Nel piano d'ambito del lato, per l'appunto, che è la traduzione operativa dei piani interprovinciali, non si prevede ovviamente il potenziamento dell'impianto di Montale, perché diciamo, le verifiche che sono state fatte, le valutazioni, i monitoraggi, l'andamento dei rifiuti e quant'altro ci consentono oggi di pensare ad un'impiantistica che può essere autosufficiente a prescindere dal potenziamento di Montale. Questa è una scelta non, come si può dire, diversa rispetto a quella compiuta dal piano interprovinciale, ma in perfetta coerenza, tant'è che lo stesso piano interprovinciale prevedeva che le scelte impiantiste di direzione degli impianti venissero effettuate di volta in volta in ragione di queste attività di monitoraggio. Inoltre, peraltro, l'impianto di Montale, che sullo sfondo, diciamo, la possibilità di potenziamento rimane, ma che può essere verificata solo, diciamo, una volta verificato il compimento di questi obiettivi e di questi risultati, rimane comunque un ampliamento che è condizionato al completamento delle indagini epidemiologiche e sanitarie di quel territorio, che ad oggi sono in corso ma non sono ancora concluse, per cui fino a che non si conclude questo lavoro importante condotto dalle strutture sanitarie, il problema dell'ampliamento ovviamente non esiste, anche perché vogliamo e dobbiamo conoscerne l'esito.